salire nei professionisti. È normale che ci ho bisogno ancora di tempo, però mi auguro di arrivarci. Ti trovi bene, Benevento, no? Beh, Penso ma che... come si fa a Come fai stare, infatti? come si fa a non stare bene a Benevento? Prima avevo fatto la richiesta col progetto Benevento. Benevento è una bellissima città. Ma guarda, è sulla bocca di tutti quello che sta facendo il Benevento, ma non solo per la prima squadra, perché dove investe molto, dove questo campionato in pratica l'ha stracciato, quindi avendo 20 punti di vantaggio. Gennaro, mi senti? Sì, io ti sento. Allora, Aspetta, perché siamo noi che non... Ah, sì, no, sono le cuffie che sono, non si sono, si sono scollegate. ok. Allora, diciamo, non abbiamo sentito la parte di quando parlavi del Benevento, del progetto Benevento. Abbiamo perso quei secondi lì. Le cuffie, mi senti? Ora sì, ora forte e chiaro. Ok, perfetto. Allora, stavo dicendo, no, come si fa a non essere contento di questo progetto? No, ti dicevo che in Serie B ha stracciato il campionato con più di 20 punti sulla seconda, quindi, ma non solo in prima squadra, investe molto anche nel settore giovanile. E secondo me, in questo momento in Italia sta dietro a 4-5 squadre. C'è il Benevento, quindi ti fa capire che è una società che investe molto e piano piano cerca di portare più giocatori in prima squadra. Assolutamente, sul progetto Benevento mi trovo pienamente d'accordo, cioè, lì c'è un progetto con Pigorito, con Foggia, con tutti voi che lavorate in tutte le categorie del Benevento, veramente molto molto importante, quindi complimenti per la scelta, perché oggi io penso che, no, io penso che tra qualche anno il Benevento, secondo me, farà lo, non so se tu sei d'accordo, potrà fare lo stesso percorso che fece il Sassuolo, cioè arrivare in Serie A e poi puntare anche al sesto, settimo posto, però con la differenza che alle spalle c'è un tifo. È un calore importante come quello del pubblico sanitario. Ma io credo di sì, poi la forza economica del presidente ti può far vedere così in prospettiva, no? E più volte è stato detto che vuole essere all'Atalanta del Sud, ma io credo che ci riuscirà. È normale che ha bisogno di 3-4 anni stabili in Serie A, ma credo che ci siano tutti i presupposti per farlo. Poi la scelta di Benevento è stata in automatico, no? Loro mi hanno chiamato. E io ho accettato con grande piacere. Gennaro, io ti ringrazio per essere stato con noi, mi ha fatto veramente un piacere enorme parlare con te, della tua carriera, di quello che stai facendo ora, con la speranza di poterci rincontrare veramente quanto prima su un campo da calcio e non su Instagram, con tutto il bene per i social, ma vogliamo incontrarci su un campo da calcio. Ti faccio veramente un forte, forte in bocca al lupo e grazie ancora. Grazie a te per avermi invitato e poi è sempre un piacere, no? Perché si parla.